siamo costretti, perché noi nel 1943 abbiamo firmato l'armistizio di Cassibile, poi abbiamo firmato il trattato di pace di Parigi, dove lì è sancita la nostra perdita di sovranità. Loro che cosa hanno fatto? Questo è importantissimo, fatto bene a domandarmi. Perché a un certo punto l'Italia deve entrare nella NATO. Allora nel 1947 abbiamo detto creano la CIA. La prima operazione della CIA è fare in modo che la sinistra non arrivi al governo nel 1948. Quando la sinistra non arriva al governo viene dato il via libera per far entrare l'Italia nella NATO nel 1949. Guardate com'è tutto, 47 CIA, 48 elezioni, ok, e verde, nel 1949 viene creata la NATO. L'Italia entra nella NATO, ma il pericolo è sempre lo stesso, e se domani dovesse esserci un governo contrario a quelli che sono gli interessi della NATO e l'Italia ne fa parte? No, dobbiamo assicurare la stabilità dell'Italia nella NATO. Come farlo? Tutti quelli che saranno i capi dell'intelligence, dell'esercito, devono tutti essere uomini scelti dagli apparati statunitensi. Guardate che come lo fanno? Creano la società di collocamento chiamata P2. Se voi vedete Maletti, Miceli, tutti sono uomini della P2. Anche se Maletti e Miceli tra di loro erano al capo del SID, erano uno contro l'altro, però tutti appartenevano alla stessa organizzazione. Quando viene fatto il piano solo viene organizzato con il capo dei carabinieri, che prima era stato il capo del SIFAR, il servizio segreto militare, che poi diventerà il capo dell'esercito, che è un uomo degli apparati americani. Cioè, messo lì dalla CIA e lo mettono a capo dell'esercito quando serviva l'esercito, poi se deve organizzare il piano solo lo spostano a capo dei carabinieri, poi lo mettono a capo dei servizi segreti. Il SIFAR nasce nel 49, sono i servizi segreti militari che però nascono come subalterni ai servizi statunitensi. Quindi quello che si deve capire è che noi a un certo punto nel dopoguerra, quando l'Italia doveva rimanere stabile nella NATO e doveva intraprendere sempre e solo scelte funzionali agli interessi angloamericani, perché così era stato sancito sia nell'armistizio di Cassibile che nel Trattato di Parigi, loro creano queste organizzazioni come la P2, dalla quale devono provenire tutti i capi di esercito, servizi segreti, polizia, carabinieri, forze armate, tutto deve essere gestito da loro, ed è così che fanno. Quindi quando tu arrivi